91 anni allo specchio compiuti lo scorso 30 maggio da Don Franco Monterubianesi, con uno slancio da sognatore teenager per il fondatore della comunità di Capodarco che il prossimo 19 agosto farà 65 anni di sacerdozio. Era il 1966 quando il giovane prete diede una possibilità di riscatto e autonomia per tante persone disabili e alle loro famiglie. Domenica prossima di Pentecoste a Grotta Ferrata sarà celebrata una messa di ringraziamento. Una giornata di riflessione sul presente e il futuro della comunità, sugli ideali e i progetti internazionali di solidarietà. Ho chiesto al Signore di rimanere a lottare per la rinascita dei nostri ideali fino ai 95 anni, scrive Don Franco. Desiderio più profondo è l'essere per i giovani di oggi, smarriti per mancanza di fede nell'azione di Dio, un testimone ancora credibile che vuole seguitare a lottare. Lo dobbiamo fare insieme con umiltà, riunendo tutte le forze nell'unione e la fede. Che solo il bene deve vincere, nel servizio e non nel potere. Abbiamo domandato a Don Franco i progetti e le sue invocazioni legate al messaggio ai Fermani, per intercessione della patrona Maria Assunta. Verso il secolo di vita e di resistenza per Don Franco, anima della comunità di Capodarco. Ancora 5 anni per compiere un progetto sociale. A che punto siamo? A che punto siamo? È che un anno è passato, come ho detto anche nel documento che ho mandato ai cittadini di Fermo, che la resistenza su due piste di lavoro che avevo additato come risorgere. Ma le famiglie che devono diventare protagoniste devono essere aiutate dai giovani e quindi la cosa sta andando perché ai Castelli e a Roma soprattutto. Ci sono sei, tre municipi che ci aiuteranno, il settimo, il quinto, il sesto, dove c'è anche l'università di Tor Vergata. Formeremo dei giovani che si accompagnano alle circa 40 realtà di associazioni di genitori coinvolte da me in tutti questi anni, dal Lazio a Roma. Nella coscienza della Chiesa, ognuno fa la sua parrocchietta, i grandi movimenti ci hanno deluso. E noi dobbiamo a Pentecoste invece serrare le fila, ognuno nella sua responsabilità, e agire insieme. Lavorerò durante il mese di agosto nelle Marche e spero che il cardinale Zuppi venga a darci una mano a far capire qual è il vero senso del cristianesimo. Siamo credenti, ma dobbiamo operare. Lo Spirito Santo mi ha fatto resistere. Questi anni, tanti anni di solitudine, però le cose sono procedute. I due progetti, Marche e Lazio, devono camminare insieme anche perché la formazione dei giovani non sarà soltanto per il locale, ma anche per il globale, perché i giovani che stiamo lasciando un'eredità difficilissima sul futuro della grande ingiustizia a livello mondiale. E quindi noi, col cardinale Zuppi, d'accordo con me, ci aiuterà a formare i giovani anche sul piano internazionale, per un progetto che partirà con 5 comuni dei Castelli, Genzano, Lanuvio, Albano, Velletri e Riccia, e c'è una forza grandiosa delle immagini che voi vedete dei giovani che credono a questo sviluppo dell'agricoltura, anche qui. C'è uno spazio, siamo a San Gesale, questo si chiama. Nei documenti io ho detto che sono oltre che padre anche madre. Noi abbiamo bisogno di ritrovare l'unità tra noi, perché è quella che è stata messa dai personalismi vari, che sono di tutti, anche il mio. Però io ho cercato di essere padre e madre di tutti, anche sfidando tante cose. La misericordia è il primo senso con cui il Signore vuole che noi ci riuniamo anche con la forza della Pentecoste. Io concluderò il quinto messaggio di Pentecoste venerdì, mandandolo a tutti gli amici, e citerò quello che Gesù, prima di andarsene in cielo, dicendo che sarebbe venuto lo Spirito Santo su di loro. E l'avrebbe trasformati, abbia con l'aiuto della Madonna, questo che io chiedo di Maria,
la trasformazione dei nostri personalismi che hanno fatto tanto male alla comunità, perché le divisioni non producono la forza anche di resistere a ciò che è ingiusto, come sarebbe ingiusto che l'idealità di Capodarco, per questa storia solo del fallimento, fallisca. Gli ideali di Capodarco devono ritornare nella loro forza.